Luigi Berlinguer ha presentato a Macerata il suo libro Ricreazione, una scuola di qualità per tutti e per ciascuno, pubblicato da Liguori Editore. Introdotto dal segretario regionale del Partito Democratico Francesco Comi e dall'onorevole Irene Manzi, Berlinguer ha parlato dei mutamenti e della crisi di questi anni che sollecitano una riflessione sul ruolo del sapere, della scuola e dell'idea di futuro per le nuove generazioni. Tra il numeroso pubblico ad ascoltare l'ex ministro e docente universitario, il sindaco Carancini e i rettori delle due università maceratesi. Quale scuola è necessaria oggi? La scuola di oggi non può essere quella di ieri, perché prima, specialmente nella superiore, andava una piccola parte dei ragazzi, come ai tempi di cui sono andato io a scuola, e il resto andava a zappare. Oggi devono andare a scuola tutti, è scritto nelle leggi, ma è una necessità della società. È anche giusto che sia così. Il mondo è completamente cambiato. Ha bisogno che ogni lavoratore, quando va a lavorare, abbia una quantità di conoscenze molto più elevata del passato. Se no, non trova lavoro oppure è spaesato. Questa differenza sta cambiando profondamente il modo in cui si deve fare scuola. Ce lo dobbiamo reinventare, ricreare, come è scritto nel mio libro, e che dobbiamo ricrearlo, perciò ho chiamato ricreazione, anche come un momento gradevole della vita della scuola, non soltanto un sacrificio o una purga, come spesso qualcuno interpreta la scuola. Certo che la scuola ha bisogno di sacrificio, o meglio, di impegno. Senza faticare non si fa niente nella vita, però si può faticare godendo, provando soddisfazione, piacere, ed è questo la novità, ed è per questo che bisogna non soltanto imparare le varie materie che sono la base della scuola, l'italiano, la matematica, la storia, eccetera, ma o quelle di ciascun corso di indirizzi, ma bisogna anche introdurre l'arte nella scuola, che invece è stata tenuta fuori, come se non fosse cultura. La musica, l'arte figurativa, cioè rappresentare quella parte dell'essere umano che ha bisogno di realizzare se stesso sognando e inventando, non soltanto col rigore della logica, che pure è una parte importante. Ecco, questa è la novità. Il libro pone molta attenzione ai temi della creatività e dell'innovazione come base per una nuova didattica. Naturalmente, se usiamo una scuola in cui si sviluppa la persona, la si stimola nella creatività che ogni essere umano ha dentro di sé, nella propria espressività, nel modo di essere ciascuno se stesso, noi creiamo le basi della nuova economia, che è quella di inventare, di innovare, perché oggi l'economia è una competizione permanente fra chi introduce idee e metodi nuovi, prodotti nuovi, meccanismi nuovi, è l'innovazione. E per realizzare questo bisogna stimolare la creatività, l'inventività. Bisogna sapere prima di tutto. L'ignoranza ammazza tutto. Però bisogna, oltre a sapere, mettere una parte di se stesso dentro le cose, e questo si ottiene stimolando la creatività.